under 30 o over 30? Costa tanto mensilmente essere qui pechino. Sì, parecchio. È successo che quella sera volevamo... Volevi fare l'amore? Un altro quiz, no, eh? Marra o Jake? Ah, ma quello è Anakin. Talking. Bentornati, signori e signori, ad una nuova stagione di Talking. Ci siamo lasciati prima dell'estate con l'ultima puntata con Fred De Palma dichiarando chiuso il format. In realtà sapevamo già della seconda stagione da tempo. Regà, abbiamo un sacco di sorprese. A partire da questo raggio di sole, la reginetta delle console, facciamo un applauso a Dariana! Regà, ripartiamo a gamba tesa. Ne abbiamo uno gigantesco, l'abbiamo chiamato in mille modi. Cosimo, Mr. Fini, Guesus, il ragazzo d'oro, colui che era pechegno e ora non lo è più. Facciamo un applauso a G.U.E. Come va? Bene, alla grande. Tutto bene? Tu? Tutto benissimo, sono un po' emozionato, ma manterrò un profilo basso. Super serio, super professionale. Giusto. Come è andato il viaggio? Il viaggio della morte, della speranza. Diciamo un attimo al pubblico a casa, a che ora sei partito? Sono partito alle 6 del mattino da Venezia. Regà, è partito alle 6 del... Per venire qua, capito? Penso porco due, fratello, porco due, sacrificio. Sei l'uomo giusto. Allora, noi, spieghiamo, non ci conosciamo ancora. Sì. È la prima volta che ci vediamo. Io non so se ti è capitato, sicuro, magari mi dici di sì perché sei educato, ma tanto lo so che non l'hai viste. Noi abbiamo fatto... abbiamo girato... Le interviste, così. Abbiamo girato la scorsa stagione una puntata con Emis, anche con lui non ci conoscevamo, quindi per rompere un po' il ghiaccio, per creare l'atmosfera giusta, ho preparato una sorta di giochetto per conoscerti meglio, una sorta di quiz. Perfetto. Se sei pronto, pugnetto. Speriamo non sia troppo difficile. Fratello, ce l'hanno fatta tutti gli ospiti. Ce l'ha fatta Emis. Oh, poverino. Talking. Allora, eccoci qui, ti trovi dietro un bellissimo desk. Ti piace? Che ne pensi? Favoloso, sembra il TG. È un bel del TG Gue. Sì. Allora, io ho preparato questo breve giochetto, semplicissimo. Sì. Si chiama Questo o Quello. Io ti elencherò una serie di coppie di nomi, cose, azioni. Tu dovrai dirmi se preferisci questo o quello. Ovviamente, te lo dico. Premi il tasto. Okay. Il tasto, regà, per chi se lo stesse chiedendo a casa, non serve assolutamente a niente, è scenico. Allora, Ari, dallo studio, createmi la giusta atmosfera. Ci siamo? Mazzo. Ah, singolo disco? Disco. I soldi o la fama? I soldi. Ma scusa, la fama non è generatrice di soldi? No, io preferirei essere ricco che famoso. Ma sei ricco, è famoso. Preferirei essere più ricco. Ambe. Live, club o palazzetto? Club. Ok, lo sai che un sacco di artisti mi hanno risposto club parlando così. Dipende che tipo più di intima. Dipende che tipo di artista sei, sì. Senti, ma tu, uè, è più un tipo da coccole Netflix oppure seratina art top mondana a Milano? Seratina top no, a Milano. Ah, ok. Under 30 o over 30? Tutte e due. Under 30. Ah, cosa? Under 30. Under. Mi sei un po' gelato il sangue, fratello. No. Mi sono un po' messo paura. Allora, qua ti do un bonus tipo un jolly passaparola. Madonna. Marra o Jake? Cioè, non passaparola? La passo, sì. Ti posso troppo dire? Lungo. Troppo... Ah, quando gliel'ho chiesto a Jake, ma non gli ho chiesto Gue o Marra. Però rapper preferito mi ha detto Marra, quindi vaffanculo. È troppo... Marra! Marra! Vaffanculo! Malena o Dani Camori? Come? Come? Malena o Dani Camori? Dani Camori, che è una mia cara amica. Ok. Non vorrei poi, sai... Che vorresti io?
No, perché poi sai... È fidanzata, fratello. No, lo so, però... Vorresti, cioè... Tu intendi come, come performer per adulti. Cioè, come performance mi piacciono tutte e due, però direi Danica perché è amica mia, quindi... Ok, per amicizia. Voglio dare un punto a lei. Ultima, dopodiché iniziamo il tatuaggio e quindi l'intervista. Tatuaggio bianco e nero a colori. Bianco e nero. Come lo andiamo a fare il tatuaggio? Colori. Bianco e nero. Ragazzi, da casa, dallo studio, facciamo un applauso a Gue. Si inizia. Figuraccia. Talking. Senti, stai carico? Sì. Ti hanno detto che ti dovevi tatuare? Sì. Sì? Certo. Non è sorpresa? No. Sono più che consenziente. Oh. E beh. Stack. Talking. Sei pronto, fratello? Ready. Allora, come prima domanda, anzi non una domanda, andiamo a spiegare al pubblico cosa stiamo andando a tatuare. Stiamo andando aspetta, aspetta, ancora prima, pronto? Vai. Sicuro? Sì, è mia, mazzo. Ah! Dimmi tu quando vuoi che spiego questa lezione. Vai, via libera, verde. Devo guardare in camera, no? Puoi fare quello che allora, ti stiamo pare, andando tanto a non è un format serio. Stiamo andando a tatuare un noto personaggio di un manga degli anni 80, chiamato Ken il Guerriero, con cui una generazione di vecchi come me è cresciuta. Ok, io me lo ricordo. Te lo ricordi, no? Certo, me lo Chi ricordo. Non se lo ricorda? E ti posso dire, io ero ovviamente più piccolino. Sì. Mi ricordo... Lo vedi con mio zio? Sì. E sono rimasto scioccato perché lui faceva esplode la gente. Infatti è una cosa personaggi tutti storti, Sono rimasto toccato da bimbo piccolo. È interessante come la nostra generazione appunto è cresciuta con questi cartoni che erano tipo, non so, anche penso all'Uomo Tigre, no? Certo. No, ultra violenti. Super splatter. Super splatter, molto diversi da quelli di oggi, no? E nulla, io sono diciamo un fanatico del Giappone in tutte le sue forme, specialmente appunto manga, anime, ma anche la cultura, no? Tutta l'estetica. E quindi tra tutti i tatuaggi brutti che ho, non pensavo che ci pensa mancava... Pensa che oggi ce n'è uno in più. Parlavamo di live, no? Io ho notato una cosa quest'estate, correggimi ovviamente se sbaglio, eh? Io ho notato... che... Si sono verificate, ecco, mille situazioni durante i concerti in cui il pubblico, il fan, hanno reagito in maniere proprio folli nei confronti ovviamente dell'artista, ma del tipo che te posso dire, quello che te lancia il ghiaccio, quello che te lancia l'acqua, quello che te dà il pizzicotto sulla panza, quello che te dà il pizzicotto sulle palle. Ma te io... che, aspetta, no, ti faccio la domanda. Te che comunque fai sto mestiere da tanto, fai live da tanto tempo, so cose che capitavano anche prima, oppure faccio una citazione, sti ragazzini hanno sbroccato, sono pazziti. No, penso che sia una cosa che capita da sempre, più che altro che adesso con i social si vede tutto, capisci? Quindi dici, quindi quello che prima non vedevi, adesso lo vedi. Poi chiaramente sai, stiamo parlando anche di una situazione dove la gente è stata chiusa 2 anni. Certo, hanno aperto le gabbie. Sì, hanno aperto le gabbie in tutti i sensi, anche col disagio, poi che no. Anche in questa nuova generazione ora non voglio fare discorsi troppo seri. Però. E dipende anche molto da chi sei tu, che artista sei tu, dove stai suonando e che pubblico hai. Ok, quindi l'insieme di tutte queste cose, dalla condivisione social, quarantena, hanno aperto le gabbie, pubblico bello caldo, generazione bella calda. Tutto sto calderone di roba fanno sì che pizzicotto sulla palla. Che genere fai? Se vai a fare un concerto di piano non credo che trovi gente che ti tira, capito? Se vai a fare trap, drill, questi generi qua, no, magari sì. Come va, Dolore? Bello. Tranquillissimo, no? Abbiamo messo la crema, possiamo dire, non mi vergogno. Ok, capito i veri G oggi come fanno? Cremetta, tranquillo, arrivato. Senti un attimo. Non ce la faccio più. C'è una certa, non me lo posso dire. No, ma già da piccolo mi faceva male. Fratello, stiamo sulla stessa barca. Senti, ti faccio un attimo una citazione, non tua. Sfera dice, hai fatto una hit, falla un'altra volta. Sì. Ok? Tu, c'hai il tuo status solido da tantissimi anni. Per i giovani artisti sei un po' un supereroe, no? Sì. Nonostante questo status... Vabbè, ti ho detto una cosa bella. Grazie, sì. Nonostante questo status...
sei un essere umano, quindi tu la senti ancora la pressione. Cioè la pressione di dove fa la hit. No, io diciamo che ora, come in questi ultimi tempi, come non mai non la sento. Nel senso che, come dici tu, quando, nel senso poi con tanti anni di lavoro, no, tanti risultati, certo. E quando poi raggiungi questo status, tu puoi permetterti appunto di non avere questo, questo stress, capisci? Io, pensa che io, diciamo, io vendo più un album che un singolo, per questo ti ricordi la domanda di prima? Certo, quindi, team disco. Io sì, faccio di solito il disco a schiaffo e i miei fan che mi comprano il disco, capisci? Cioè, nonostante fa piacere a tutti fare le hit, capito? Quindi anche a me piace farle, però di certo non sono un rapper da hit estiva o da... No, no io per hit, capito? Sì, tu intendi tutto il tipo, sì, esatto, comunque un pezzo che spacca. Che funziona. Certo, quello secondo me in qualche modo ti dico, devi... Cioè, in ogni album tu devi avere quei... diciamo 3-4 pezzi, ci sai, che escono certo. Dall'album e che escono, no? Che sai che... escono, quando nel modo o nell'altro, magari uno in radio, due per la gente, due per la strada, due per le tipe, cioè deve avere quei pezzi che escono, che sono più forti. Che funzionano poi un po' da traino per tutto il disco. Esatto, quindi se tu come hit intendi quello, certo, non ho la pressione, però chiaramente cerco, ti dico, crescendo penso più alla qualità e a fare la musica che mi piace senza moda, capisci cosa intendo, senza certo. Dover accontentare la però nello stesso tempo appunto non è che voglio... diventare un artista come dire underground, passando il tempo vedrai che sarà così sempre di più, no? Però per adesso ancora insomma sono abbastanza... Vabbè, comunque il tempo posso dire che è passato e sei sempre rimasto... Sì, sì, abbastanza cazzo duro. Sì, se si esatto. Hai detto tu che cioè... si poteva dire quello che si voleva, quindi ho fatto no, cazzo, questa metafora francese. Cazzo si può dire? No, a cavallo, dai, a cavallo del leone. Cavallo pazzo. A cavallo del leone. E senti... Te l'hanno fatta mille volte sta domanda, ma io no, quindi te la faccio. Qual è la tua più grande hit? Penso Brivido. Ok, a livello numerico, invece, forse a livello numerico? No, dunque, a livello penso di popolarità. Per la gente, sì. Però poi ne ho fatte, diciamo, poi dipende dalla hit, no? Per livello radio sono altre sicuramente. Invece tu, no, dico proprio invece a livello personale? Beh, io penso che siano i pezzi più, magari i pezzi che hanno un po' cambiato il genere, come nel primo album, per esempio, Il ragazzo d'oro, che sono stati dei pezzi che hanno come sonorità, no? E come tipo di pezzi erano super inediti, hanno poi dato spianato la strada ad altri... Proprio al genere. Al genere, sì. Al genere, è stato un sì, po'... Sì, sì, forse sì. Il ragazzo d'oro è stato quel disco era, che era fatto... una prima... Apri porte sì, per proprio il rap. Per la trap, più che altro, come sonorità, eccetera. Ovviamente ho studiato, no? Io sto periodo per fatte l'intervista, per capire cose... Studiato il giorno, non hai chiuso occhio, immagino, ti sei proprio ucciso. L'ho studiato come un pazzo, non sì. Sai video che... Perché te c'hai 200 interviste. Pare facile, ma non è facilissimo fare un'intervista a Gue, perché ti hanno chiesto più o meno di tutto, no? Però vedendo un'intervista, sì. È una roba affascinante, un'intervista bellissima sul ragazzo d'oro, no? Sì. A fine intervista, proprio alla fine, tu dici una cosa che... mi ha fatto rimanere un po' così, ovvero che il ragazzo d'oro ti ha dato tantissimo, ma ti ha anche tolto tanto, senza però spiegare. Io voglio capire cosa ti ha tolto la fama, cosa ti ha tolto la musica. Dunque, penso che non sia facile per tutti, diciamo, gestire la fama, tra virgolette, no? Diciamo che dopo anni di fare questo mestiere, un mestiere che... un tipo di stile di vita che visto da fuori può sembrare, capisci? Certo. Tutta una cosa divertente quando in realtà non lo è per vari motivi. Primo perché comunque a un certo livello, tentando di essere più professionale possibile, devi farti il culo. Non è che... Cioè per quanto mi riguarda, io quando lavoro non mi sono mai svegliato alle 2 del pomeriggio, anche se sembrerebbe, certo. Capito? Sei un po' staccanoista. Sì, te. Sono uno che per avere quei risultati ha lavorato tanto. Più che altro perché per mantenere un tenore di vita di sopra le mie possibilità. Costa tanto mensilmente essere quei pechino. Sì, parecchio, sì, parecchio, quindi devo lavorare molto. Però... Tipo che non c'è un euro da parte, capito? No, ce li ho da parte. Poi dipende come la gestisci, nel senso c'è chi la soffre, c'è chi la cerca. Cioè pensa quindi... che c'è chi la cerca, io non l'ho cercata, non so se mi spiego. Io ho cercato
di essere bravo con la musica. Chiaro che mi interessava, mi affascinava il fatto di diventare famoso, avere tutto certo. quello che ne conseguiva, ma a differenza secondo me, di molte generazioni di adesso che cercano proprio, cioè vogliono essere famosi, no? Più che... Prima ancora prima che artisti, certo. Tanto che prima ti ho risposto che preferirei essere più ricco che famoso, ecco. Aspetta, quindi non è che voglio proprio chiarezza. Quindi la fama ti disturba per il lifestyle che c'hai, per la fast life che c'hai? Ti disturba perché ti dai e ti toglie, comunque. Ma voglio sapere proprio cosa ti ha tolto. Ti toglie, ti sacrifica i rapporti con le persone, perché molte persone poi magari ti vedono con occhi diversi quando tu magari non hai fatto niente per esserlo, non so se mi spiego, no? Certo. Ci sono tante persone che si autoescludono, che ti odiano. Perché ce l'hai fatta? Perché ce l'hai fatta senza motivo e questo, ecco, è il discorso. Però, ti ripeto, dipende come la vivi. Io sono uno che non ha l'ossessione di sta cosa né il mito di questa cosa. Tant'è che io, chiaramente ho un team di gente che lavora con me professionisti, ma sono uno che gira liberamente, capito? Cioè mi sono anche guadagnato un po' questo status, no? Di essere amato. Cioè giri con Paolo che giro con Paolo, manco con il carro armato ma vicino. Allora, perché sono un professionista deve avere un altro professionista. Cioè se fosse uno sfigato se non avessi un security serio, capito? Però non sto dicendo quello che voglio dire, vado in giro da solo e spacco il culo a tutti, non voglio dire quello. Voglio dire che sono rimasto comunque abbastanza easy, capisci? Cioè poi lascia stare, uno si compra una bella macchina perché ha lavorato, non so come dirti, però... Non è che vivo per quello, ecco. Poi certo. ovvio, fai il rapper, se suonavo il piano magari avevo un altro tipo di Instagram, non lo so, in Instagram vedi quelle cose lì. Però no, spero di essermi spiegato, no? Non è il mio valore principale, capito? Certo. Quando invece mi sembra che un po' sia quello che tutti vogliono fare oggi, no? Cioè apparire quello che non si è, no? Sempre colpa tua, fratello. Non è colpa mia. L'hai educati te, io non ho educato nessuno, ma cioè dipende come interpreti le cose. Allora, noi qua abbiamo quasi finito. Mm-hmm. Io farei un attimo una pausa. Sì. E per questa nuova stagione ho inserito una piccola parentesi. Lo conoscete Jake, la Furia? Hai voglia. Bel tipo, sì. Occhi azzurri. Ecco, con Jake abbiamo fatto... Bravo, Jake è un tipetto. Noi nella scorsa stagione abbiamo fatto una puntata che è diventata un po' un meme, no? Sì. E quindi per questa seconda serie abbiamo pensato di integrarlo, no? E di renderlo partecipe ancora una volta. Sì. Abbiamo quindi organizzato... Una reunion. No, sì. Proprio parte la base, capito? Quella era la nostra tendenza. È oggi, capito? È oggi! Okay, no, senti, la piccola parentesi, il piccolo corner si chiama... Sì. La Furia chiede... Mi portate gentilmente il telefono? In cosa consiste La Furia chiede? Ogni puntata Jake avrà l'obbligo sì. di mandarmi un vocale sì. indirizzato all'ospite che abbiamo. Oggi è stato un caso che c'ero io, che c'è stai te, e quindi ho detto non mi fa una domanda su Gue, cioè non gli fa una domanda, chiedi di raccontare un aneddoto. Ah. Il primo vocale mi ha detto, ma sto in crisi, non posso chiedergli niente che è raccontabile, sì. niente di televisivo, non ci abbiamo aneddoti televisivi. È un periodo un po' turbolento. Lo vogliamo sentire? Sentiamolo, dai. Oh Cosimo, ma ti ricordi quando ci siamo fatti mollare al The Club all'alba, disposti a portarci a casa qualsiasi tipo che avremmo incontrato? Non ero e io. Le uniche due tipe che abbiamo incontrato non ci credevano che noi eravamo veramente noi. È vero. Anche questo. Se eravamo tutte e due lì insieme. È vero questo. Che è successo quella sera? È successo che quella sera volevamo... Chiavà. No, lo puoi perché dire? Così? Volevamo... Volevi fare l'amore? Non volevo fare l'amore, volevamo stare in compagnia, siamo andati in questa discoteca. Noi eravamo ma in compagnia che intendi? In compagnia femminile, per guardarsi un film, versi una cosa, trovare due tipe. E noi eravamo nel periodo che il nostro gruppo era un po' all'apice della popolarità, proprio mainstream, perché eravamo in radio e in TV quell'anno lì del 2012 era.
E le uniche tipe che abbiamo trovato che comunque non ci credevano che eravamo noi, quindi non c'erano... Capito, non, ma non è che passate poco, cioè, da, non è che... Non ci crede, cioè, non credevano... Non è che dici, cioè, c'hanno lo status da, da Mario Rossi, capito? Cioè, ma non immagini, oh, ma so io! Erano due rincoglionite, non lo so, però... come se volevano, però non ci dicevano, no, ma no, no, non siete voi. Ma no, no, ma siamo a noi. A frate. Cioè, gli dicevamo, ma siamo noi, facciamo vedere. Hai chiavato o non hai chiavato? Ma che chiavato? Pesce in mano, come si dice giù a Napoli. Pesce in mano, pippa? Eh sì, una gran pippa. Ah, della... ah, pensavo, pensavo me l'ho portata a casa e mi sono fatto fare una pippa. No, no, non lo so, però non, gli facciamo vedere, guarda che siamo noi. No, 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 e quindi niente. Bel racconto, complimenti. Se l'hai, se l'hai scelto bene. Vabbè, frate. È stato un piacere. Che è, mica è finita, no. Continuiamo? Quanto? Un altro quiz, no, eh? Talking. Abbiamo parlato un po' del ragazzo d'oro, no? Parliamo pure un po' dei Guesus. Non te voglio rompe i coglioni con tutta la struttura del disco, prendo sì, in analisi i pezzi perché ne hai parlato in mille interviste. In una di queste, parlando proprio del disco, dici che è un disco molto più maturo e molto più impostato. In concomitanza hai tolto Pechegno dal nome e volevo chiederti perché la necessità di questa maturità. Ma credo che, guarda, secondo me è più che altro una cosa che più un arrapamento all'intervistatore, nel senso che io non ho dichiarato espressamente mai una cosa. Pensavo mi stessi a darmi dell'arrapato. No, non mi permetterei mai. Da che pulpito? Oddio, dicendo, io mi sono permesso. Io onestamente non credo tanto nel fatto di fare questi famosi dischi della maturità, anche perché c'è, cioè, il modo che mi piace di intendere l'hip hop, di fare questa cosa, è quello un po' di essere liberi, di essere espliciti, di essere scorretti, no? Però a parte questo, il discorso del nome è stato una sfida, una scommessa tra me e il mio discografico, perché non esisteva da tempo su questa cosa, alla fine, cioè, per motivi, diciamo, che non sono più pechegno, no? Okay. In tutti i sensi, allora abbiamo tolto. Ci sono tanti rapper, sai, che in America, che magari si chiamano Young Lil, e poi se lo tolgono a un certo punto. Certo. No? Al giorno d'oggi, quanto è difficile fare un disco rap tra censure, politicamente corretto? Cioè, ok, tu sei sempre rimasto te stesso, ma certe precauzioni le hai dovute prendere? Ti capita di sta lì a scrivere un pezzo? Dici, cazzo, no. Per me il politicamente corretto, la roba della cancellazione della cultura, cioè sono proprio le piaghe della nostra, del nostro tempo. Quindi io finché posso... Tengo botta. È chiaro che, come dici tu, ma ti faccio un esempio, ma tu ti ricordi i film comici di una volta? Certo. Uè, sei proprio un non gran... Sei proprio un gran... E non si può più. Cioè, veramente adesso, se tu scegli di essere... appunto un personaggio che vive in quel contesto lì, no? Non puoi fare niente, capito? Qualunque cosa fai, sei soggetto a, capito? Certo. No, questo non va bene, questo invece se tu te ne sbatti e non entri in quel meccanismo lì, nemmeno te lo dico, cioè non so come dirti, a me mi hanno perdonato tante cose. Io personalmente col tempo sono riuscito ad avere poi un potere per cui mi viene perdonato. Te lo puoi, dai, lui lo può fare. Sì, io faccio dei featuring, cioè posso fare un featuring da un neomelodico a un rapper che non conosce nessuno, passando per una, e tutti alla Snoop, no? Dicono, certo. Ah, bella lì. Però il discorso politicamente corretto è molto interessante, ma dovremmo fare un altro tatuaggio per parlare, lo faremo... Un'altra volta facciamo il cattivo di Kenshiro, Raul. Molto probabilmente non potrà mai uscire qua a puntata perché... No. Comunque è interessante e hai ragione. Abbiamo parlato di fama. L'altro giorno leggevo una roba super interessante. Si dice che Alessandro Magno conquistò tutto il mondo e poi pianse perché non c'era più nulla da conquistare. Tu hai fatto mille conquiste nella tua vita. Nella tua carriera, qual è la tua prossima conquista, il tuo prossimo gol, qualcosa che hai puntato? Ti dirò, quello che mi piacerebbe veramente fare è in futuro lavorare nel mondo del cinema, delle serie TV, di questo tipo di cose, come consulente, come sceneggiatore. Ah, ok, no, pensavo proprio su un set attore. Non necessariamente, mi interessa molto. Questo è il mio sogno, diciamo. Io ho fatto il rap perché era più facile, però mi serve.
Mi piace. Zio, io il tatuaggio l'ho finito. Mi piace. Non è zio infatti. Tipo, sai, zio milanese, no, proprio zio, capito? Sì, sì. Allora, io ho fatto... Soddisfatto. Soddisfattissimo, tu più che altro, cioè... Sì. Sono un po' sudato, mano un po' vicia. Fa sentire? No, dai, c'è di peggio. Annusa? No. Ok. Lo cazzo vai, buono, questo è un bene l'ora d'annarsene. Annusa, no. Prima di andarcene... Dimmelo. Tu fai... Spieghi sempre che comunque la tua scrittura è comunque dettata e condizionata dai film che vedi. Consigliaci tre film, prima di chiudere questa intervista, ci consigli tre cult. Ma prenderei un genere, quelli, uno magari a caso, tra quelli tipo Scarface, per non dire proprio Scarface, magari metterei, non so, Goodfellas, quei bravi ragazzi. Poi mi piace Cronenberg, La promessa dell'assassino. Ah, mi sei robe comunque tranquille. E mi piace molto il noir a me, no? Il genere. Certo. E poi direi un altro artista che mi piace un sacco è Refne, Drive, direi, con Ryan Gosling. Ok, certo, pazzesco lui. Questi tre. E così, quali sono i tuoi tre cult invece? Tre pezzi, però in base alla situazione. Uno, sì, ci devi far innamorare la tipa. Uno, deve essere family friendly, lo porti a Sanremo. Aspetta, devi sta buono. Terzo, te lo pompi a Riccione coi bro. A Riccione coi bro non ci vado, fra il sbagliato artista. Te lo pompi a Caltanissetta coi bro. Nemmeno, con tutto rispetto a Caltanissetta. A Riccia, in Praschetta coi bro. Allora, dunque, per far innamorare la tipa, non lo so, a me piace il reggae, metterei una cosa reggae, sai, non ti dico Bob Marley. Erotico, ma... erotico. Qualcosa del genere. Ma no, pezzi tua, che Bob Marley? A miei? No, è di chi? Italiano. Ah, i miei. A miei? Azz, i miei per Sanremo non ne ho, non ci sono. Sanremo? Lo farò, lo farò quando andrò, lo preparerò apposta. Mi mandi il messaggio, oh, è lui, ce lo puoi sentire. D'amore, anche quindi, lì, ho fatto tanti pezzi, sì, D'amore è un pezzo che ho, che è famoso. Cioè, proprio che lei lo sente e dice, ammazza, quanto è romantico. Andando sul numero, direi 2%, che è uno dei pezzi che bellissimo, ha più streaming. Bellissimo, poi io so, cioè... Quindi, quello è il sicuro, il pezzo di Sanremo non esiste, il pezzo da sentire con gli amici, tutti quelli, te l'ho detto, uno tutti... è il primo che te proprio il più cazzo che te dici, porco due, ma forse ho esagerato. E ne ho fatti tanti esagerati, cioè, pezzi vecchi, La tuta di felpa per esempio, un bel pezzo, consiglio a tutti. Anche Sono nato il Rai con Gigi D'Alessio, cioè Gigi D'Alessio l'ho vista, sono morto. Quello è pazzesco. E ha detto tutto il testo. Aspetta, con chi stai? Che c'era Morgan. Sì, ha detto pazzesco. Tutto il testo lui. Bro, mi ha fatto un botto piacere. Ragazzi, Arianna da casa, facciamo un applauso a G.U.E. Ci vediamo alla prossima. Grazie. Vaffanculo, è fatta. Talking.